prosegue il nostro viaggio nel mondo degli utensili specifici per bicicletta. Per pedalare felici non è necessario essere patologici accumulatori di attrezzi, però c'è una cosa che tutti devono assolutamente possedere, è una questione di sicurezza ed è una questione di piacere nella pedalata, ed è una buona pompa per mantenere la corretta pressione degli pneumatici. Le gomme devono essere gonfiate alla corretta pressione, che è singola per ognuno, purché rientri nel range previsto sul fianco della gomma. Una gomma troppo gonfia non è una gomma più scorrevole, una gomma meno gonfia non è una gomma più confortevole. In ambedue i casi è una gomma gonfiata male. Noi oggi vedremo due pompe da pavimento, questa enorme e questa più piccina, sì, perché anche questa più piccina è una pompa da pavimento, tutte e due proposte da ProBike Gear, azienda del gruppo Shimano, e quindi è d'obbligo indossare il grembiulino. Vediamo subito com'è fatta, poi le vedremo in funzione e infine tireremo le conclusioni. Vi ricordo che per tutti gli approfondimenti c'è un articolo, il link nella pagina di questo video. Andiamo a vedere come sono fatte. Vediamo adesso come sono fatte le pompe proposte da ProBike Gear, modello Competition e Performance XL. Partiamo dalla Competition, una classica pompa da pavimento. Ho dovuto metterla a distesa, altrimenti avrei avuto difficoltà a gestire l'inquadratura. L'altezza è notevole, stiamo parlando di ben 75 cm. Notevole anche il dimensionamento dell'impugnatura in gomma, ergonomica, disegno in rilievo per assicurare grip. Dal lato opposto, base solida in acciaio, trattamento antiscivolo, ampio manometro, scala che arriva fino a 11 bar o 160 psi. La testa, che è appena caduta urtando contro il banco da lavoro, è sdoppiata. Attacco per valvola shredder, attacco per valvola presta, sistema di blocco a levetta. Vediamo adesso rapidamente anche la Performance XL. La pompa Performance XL si presenta come foggia simile a quella di una pompa da telaio, ma non è una pompa da telaio di serie, infatti non è fornito alcun attacco per assicurarlo alla bicicletta. È una pompa telescopica, significa che è possibile allungarla. Primo step, così. Secondo step, ruotando l'anello di sblocco. E anche qui le dimensioni diventano decisamente importanti. Impugnatura T. Ecco qua, il clac è il sistema di blocco. Testa sdoppiata, attacco a vite. Da un lato valvola pressa, dal lato opposto valvola shredder. La particolarità di questa pompa, però, per questa è una pompa di pavimento, è questa piccola levetta in acciaio. Andandola ad aprire, adesso prestate attenzione a quello che succede. Ecco qua. La levetta in acciaio funge da base di appoggio per il piede per tenerla ferma al pavimento e libera, con uno scatto a molla, un piccolo manometro, piccolino, effettivamente io ho qualche difficoltà a vederlo ma sono un po' ciecatello come si sa, scala fino a 120 PSA. Vi ricordo che la portata della Performance XL è fino a 8 bar. Andiamole a vedere adesso in funzione. Andiamo. Gonfiamo adesso il nostro copertoncino 700x50. Pressione 4 bar, prestiamo attenzione al manometro, vi indico che i 4 bar sono praticamente qui. Andiamo. Siamo partiti da una gomma completamente sgonfia. Siamo quasi. Ed eccoci a 4 bar. Possiamo staccare. Adesso il turno della pompa Performance XL. Anche in questo caso copertoncino 700x50, pressione che vogliamo raggiungere, 4 bar. Testa a vite.
assicuriamo alla valvola. Non velocizzo il video, vado in tempo reale, così ci rendiamo conto effettivamente di quanto serve per portare la gomma a pressione. Per vostra indicazione, 4 bar sono praticamente qui. Difficile vederlo, lo so. Andiamo. Abbiamo già raggiunto i 2 bar, eh? Ci avviciniamo al limite del 3. E siamo al 3. E mezzo, ecco, 3,5, manca poco per 4. Eccoci quasi. 4 bar, beh sì, più faticoso di una pompa da pavimento, ma mi aspettavo molto peggio. Anzi, non mi aspettavo una performance, è il caso di dirlo, così elevata, un po' da fare. Andiamo alle conclusioni. In conclusione, la pompa Pro Bike Gear Competition si è dimostrata un'ottima pompa. Raggiunge facilmente la corretta pressione di esercizio, riesce a muovere un notevole volume d'aria. Il manometro è ben visibile, la precisione ottima, stiamo parlando di un errore valutabile intorno a 0,5-0,7 bar, quindi assolutamente gestibile e pienamente nella norma delle pompe di alta gamma. Quella che mi ha stupito di più però è stata la pompa Performance XL. Questo perché da una pompetta così piccola non mi sarei aspettato prestazioni così elevate. Telescopica, manico a T, manometro che io ho difficoltà a leggere, non è che ci veda poi benissimo, ma è riuscita a gonfiare gomme di notevole sezione in un tempo decisamente rapido. È un'alternativa a una pompa da pavimento classica? Dipende, diciamo così, dall'utilizzo, dalla quantità di biciclette, dal tipo di gomme che vengono montate. Certo, i tempi ovviamente si allungano gonfiando con la Performance XL. La pressione massima che può raggiungere è 8 bar contro i 10 della versione Competition, però se la vostra bicicletta comunque non necessita di pressioni molto elevate, non ha gomme di sezione particolarmente generosa, può essere effettivamente una valida alternativa a una pompa da pavimento classica, soprattutto perché una volta richiusa è piccina e la conservate ovunque, anche su un pannello degli attrezzi così pieno. Eh sì, mi piace. Alla prossima.